Benvenuti tutti in questo nuovo video qui su Mag Motoring Games. Io sono sempre Dario Mantovani e oggi parliamo di questo fantastico, iper mega bellissimo Gran Premio di Formula 1 in Germania. Quindi cominciamo! Ragazzi, è stato un Gran Premio secondo me stupendo, l'ennesimo Gran Premio dopo 3 di fila, penso, di Gran Premi stupendi in questo mondiale, bellissimo. E fateci caso, questi Gran Premi stupendi vengono fuori nei circuiti classici, non in quelli nuovi. Ma detto questo, è stato una gara dove è successo di tutto, si sono mischiati 1000 valori in campo, tutte le scuderie, almeno la maggior parte delle scuderie, ha potuto lottare per il podio durante la gara, ed è questo quello che noi fan di Formula 1 vorremmo vedere. È bastato un po' di pioggia, un po' di asfalto bagnato, un asfalto che non so come ha detto Leclerc, non è neanche di Formula 1, per rimischiare tutte le carte. Un Gran Premio dove doveva essere una festa nel totale Mercedes si è rivelato un incubo per la Mercedes. Prima Hamilton, poi Bottas, un disastro totale in casa Mercedes. Ma veniamo con calma e parliamo un po' di tutto quello che è successo. Avete visto la vittoria straordinaria di Max Verstappen, che attualmente secondo me è il pilota più completo che c'è in Formula 1, perché è un pilota forte, è intelligente, è imparato anche a pazientare e tutta la squadra lo ascolta. C'è stato solo un piccolo errore di una certa delle gomme a metà Gran Premio, dove anche si è girato 360, ma comunque tutto il resto ha fatto tutto giusto, ha fatto calmo, ha rischiato poco. Insieme alla squadra hanno riflettuto bene e alla fine si sono ritrovati nell'ultima parte di gara primi, e da lì non si sono mai tolti, cioè nel senso, ha fatto il sorpasso su Stroll, vabbè, ma poca roba. Quindi è stato un Gran Premio incredibile. C'è stato quell'errore gigantissimo di Charles Leclerc, un altro errore della serie, che ci può stare perché è un pilota giovane, però secondo me non è un errore suo, ma secondo me è stato un errore della squadra a metterlo fuori con il super soft lì. Secondo me si poteva aspettare ancora un po' e far rischiare questa strategia soltanto a Vettel. In quella curva lì sono andati fuori tantissimi piloti, sono andati fuori Leclerc, Hamilton, Bottas, Hülkenberg e non mi pare basta, comunque sono già abbastanza in quella curva lì. E solo che quelli che hanno pagato più danni sono stati proprio Leclerc e Hülkenberg, perché si sono dovuti fermare. Hamilton si è girato poi anche nella curva dopo aver preso anche una penalità in gara, per essere entrato nei pit stop. In più Hamilton è andato anche a sbattere sempre con la curva che vi dicevo prima. Bottas è andato a sbattere nella curva 1 distruggendo tutta la sua macchina e secondo me compromettendo così il suo futuro in Mercedes, perché ha assicurato così senza ombra di dubbio il posto ad Ocon, ve lo garantisco. Con tutta questa rimescolamento generale e del fatto che Hamilton è arrivato a 0 punti, il mondiale piloti improvvisamente si riapre un bel po', però non per i piloti Ferrari ma per Verstappen, che si ritrova lì sempre più vicino, e anche Bottas che non va a punti, quindi sia Verstappen che Vettel si avvicinano molto, ok? Più Verstappen, diciamo. E adesso non so la classifica costruttore perché non l'ho vista tornata, ma credo che potrebbe esserci anche un sorpasso da Red Bull nel campionato costruttore, ma magari dico una cazzata. Comunque è stata una gara bellissima, abbiamo visto tantissimi piloti bravi, anche un Giovinazzi che è riuscito ad arrivare ottavo alla fine di tutto, quindi grandissimo pilota italiano che torna appunto in una gara difficilissima, perché ha combattuto con Vettel, con il pilota più forte, senza praticamente mai sbagliare anche quando veniva sorpassato. Grandissima parte finale di Stroll e di Sainz, che secondo me tra tutti è quello che si meritava il podio, ma non è arrivato come se lo meritava Hülkenberg, ma per l'ennesima volta non è riuscito ad arrivare a podio dopo 27 anni che è in Formula 1. È stata una gara disastrosa anche per la Renault, perché sia per Ricciardo che per Hülkenberg non si è potuto fare, potevano fare festeggiarsi magari un podio facile secondo me, e invece l'unica opportunità che hanno avuto quando sono entrati in team ufficiale l'hanno buttata via. Ricciardo si è rotto il motore e Hülkenberg per un errore, come vi ho già detto. Cito questi piloti adesso perché non se ne parla mai praticamente durante il campionato, ma si sono meritati tutti il podio. Se sarebbero stati di avere un podio di 7-8 piloti, perché sono stati tutti bravissimi. Parliamo anche della disastrosa qualifica che ha fatto la Ferrari, che io non ho mai visto una cosa del genere. Due macchine fuori in qualifica per errori meccanici.
ragazzi, qua c'è qualcosa che non va in Ferrari, che non va, che c'è un precedente Elkann che non è un precedente, che non sa niente di motore, non sa niente di gare, e in più c'è un Binotto che è un bravo ingegnere, ma non è un direttore sportivo, non può fare il direttore sportivo, non ha le competenze, sembra quasi che lui l'abbia capito dentro di sé, che si vergogna anche di esporsi davanti alle telecamere e dire certe cose, perché ha capito che per il direttore sportivo forse una figura come Reva Bene andava meglio, ok? Forse, diciamo, ma secondo me il problema lo si potrebbe risolvere guardandosi in quello che hanno in carcere, guardando l'Alfa Romeo, che già Simone Resta tornerà in Ferrari, ma secondo me anche il direttivo sportivo dell'Alfa Romeo, che adesso non mi ricordo il nome, sarebbe il direttore sportivo perfetto per il team Ferrari al posto di Binotto, e secondo me con lui si tornerebbe a formare una Ferrari dei tempi di Jean Todt. Questa è la mia onesta opinione. Più c'è da vedere anche l'altro errore di Leclerc, che si somma a una serie di tantissimi errori che ha fatto la scuderia Ferrari nei box, ne ha fatti tantissimi, almeno tre penso, e è imbarazzante, cioè, a livello proprio di squadra la Ferrari è imbarazzante, a livello di meccanici, a livello di ingegneri. Poi tutta questa pressione che si crea, mette pressione ai piloti che vedi dopo sbagliano, come Leclerc, però a dire Leclerc ha anche sbagliato perché la sfalza della pista esternamente era ghiaccio, non era adatta per una gara di Formula 1. Però comunque è stata una gara bellissima perché è stata piena di azioni e non so cosa voi ne pensate, quindi se volete lasciatemi i vostri commenti se l'avete vista e se vi è piaciuto o like per farmi capire se la pensate come me. Comunque io promuovo tantissimo Verstappen perché ormai è il pilota più completo insieme a Hamilton nel mondiale, per una volta Hamilton fa 0 punti, che ogni tanto può capitare anche lui, ma vi ricordo che Hamilton era malato, aveva la febbre, e quindi secondo me ci può stare sia gli errori che ha fatto che anche la durata in gara. Quello che non ci può stare è quello che ha fatto Bottas, che non riusciva a sorpassare Stroll con una Mercedes. È imbarazzante con Bottas, mi dispiace, comunque è un buon pilota, ma non penso che abbia più un futuro in Mercedes e non avrà il rinnovo di certo, e credo che forse non avrà neanche uno spazio in Formula 1. Questo è quello che penso di Bottas. Vettel ha fatto sì il compitino, secondo me tutti adesso esalteranno Vettel tornato, Vettel qua, Vettel là, invece secondo me assolutamente no, ha avuto solo il culo di trovarsi lì nel posto giusto di superare due macchine che vanno mediamente 2 secondi più lente della sua. Quindi non ci trovo tutta questa impresa, ok? Si è trovata nel posto giusto al momento giusto, niente di più, perché per tutto il resto della gara era inesistente. Vettel non cambia, secondo me è un pilota che dovrebbe andarsene dalla Ferrari perché farebbe bene anche lui, poi vediamo cosa la Ferrari dopo prenderebbe al posto suo. Questo secondo posto non dice niente secondo me di Vettel. Dice tantissimo la zona punti di Giovinazzi, dice tantissimo l'ennesima vittoria della Verstappen e poi del podio di Chianti, quindi 2 motori Honda sul podio, e secondo me se l'Honda prova anche a migliorare l'affidabilità, e secondo me è un motore anche migliore di quello del Ferrari. Questo è quello che penso. Quindi in casa Mercedes vince la Honda, c'è un podio dove c'è anche un motore Ferrari, ma principalmente vince la Honda in casa Mercedes e beffa soprattutto i tedeschi. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare tanti like, dei commenti qui sotto, così per capire cosa ne pensate, e ci vediamo alla prossima.